Buonasera, grazie per essere qui. Mi sento un po' come alla recita di scuola perché ci sono mio padre e mia madre, lì è la prima volta che parlo davanti a mio padre e mia madre da quando mi sono tolto il moccio. Io sono di Caltanissetta, quindi sono più o meno vostro conterraneo, vivo a Milano da 11 anni. Nel settembre del 2015, dopo qualche anno che vivevo già a Milano, ho perso casa e lavoro in soli 5 giorni. Vi posso assicurare che questa storia è basata su fatti realmente accaduti. Prima, il venerdì sera, il mio ex padrone di casa mi dice che avrei dovuto lasciare l'appartamento in cui vivevo per una questione di affitto, cioè mio padre voleva che aumentare il canone e io non me lo potevo permettere. 5 giorni dopo, incredibilmente, l'azienda per cui lavoravo, che era un'azienda di e-commerce, io facevo il copywriter, ha chiamato tutti in adunata tramite un'email e ha comunicato che avrebbe licenziato diverse persone. Ovviamente usando tutta una serie di metafore, sapete, tutte quelle marchette tipiche dell'aziendalismo, no? Perché fuori c'è un mondo che vi aspetta, sì, vabbè, non vi preoccupate. Quindi, persa casa e lavoro, io avevo aperto nel 2012 un blog di cucina che si chiama Uomo Senza Tonno, che è diventato anche il mio, diciamo, nome d'arte, e comincio a fare dei piccoli investimenti sui social, su Facebook, su Instagram. Però devo dire che mi avevano detto che non mi potevo muovere tanto in questo cerchio, però devo dire che è abbastanza confortevole, è grande, mi posso muovere per fortuna. Quindi comincio a fare questo lavoro, diciamo, di marketing sui social, e ad aprile del 2016 una signora che mi seguiva mi contatta in privato e mi chiede se fossi interessato a cucinare a casa sua, perché voleva organizzare una cena con degli amici e le seccava a cucinare. Allora ha detto: perché non vieni tu, visto che mi piace molto quello che fai? Io francamente non avevo mai cucinato per altre persone al di fuori dei miei amici, che se li avessi mai avvelenati alla fine non è che succedeva granché, tanto eravamo amici, ci appattavamo con due birrette e basta. Invece andare a cucinare da delle persone, dagli estranei, e farti anche pagare un obolo, diciamo, simbolico, mi aveva un po' riempito di aspettative, anche un po' di ansia. E la serata è andata bene, e siccome avevo fatto il copywriter, allora ho detto: vabbè, ora questa carta un po' me la gioco sui social, e ho cominciato a spingere questa cosa del cuoco a domicilio in una sorta di operazione di marketing, che però è fruttata, perché poi è diventato il mio lavoro, che poi ho cominciato a integrare grazie ai lavori da influencer sui social con dei brand, e basta, finché poi è arrivata la pandemia, un po' mi sono scocciato a fare il cuoco. Adesso mi sono trasferito nel magico mondo del videomaking, quindi ho cominciato a scrivermi i video, a registrarli, a interpretarli da sola, a editarli. Faccio sostanzialmente un lavoro da casa editrice, da casa di produzione, pardon. Per me cucinare a domicilio significa, siccome l'ho fatto in maniera autodidatta, mi sono dovuto creare un mio metodo. E cucinare a domicilio è saper cucinare un piatto ovviamente commestibile, ma anche, diciamo, esteticamente buono, esteticamente bello, in qualsiasi condizione, in qualsiasi ambiente, con qualsiasi utensile, fornelli che ti ritrovi, che possono essere induzione o a gas, con qualsiasi forno, che per me sono dei mostri i forni, perché una volta ti cuoce un po' più indietro, una volta ci mette 20 minuti, un'altra volta ce ne mette 10, quindi 1,5 miliardi di alee, e nel frattempo, mentre devi tenere tutte le cotture d'occhio, c'è il cliente che ti parla, ma non è che vuole sapere cosa stai facendo, ti sta facendo una conversazione in cui magari stiamo parlando di libri, di cinema, dei fatti suoi, e quindi io dovevo, come dire, disseminare in tanti punti della casa, di una casa che non era mia, tutta la mia attenzione. Quindi ho dovuto fare affidamento a tutte le mie abilità di adattarmi, ma anche di essere flessibile, io che comunque non pensavo di essere così flessibile. Ma inoltre, cucinare a domicilio mi ha insegnato che i procedimenti non possono essere sempre standard, siccome dovevo fare questi piatti un po' dovunque, anche dentro uno sgabuzzino con un fornello da campeggio, mi sono dovuto slegare dai procedimenti delle ricette e creare i miei procedimenti per creare dei piatti che fossero gustativamente complessi, però con dei procedimenti semplificati. Quindi per me cucinare non è diventato più seguire la ricetta del libro, bensì risolvere una concatenazione di problemi. Cioè, non vuol dire che ogni volta che mi metto a cucinare mi viene il mal di testa, ma io fisso degli obiettivi. Cosa voglio ottenere da questo piatto? Voglio più acidità, voglio più dolcezza, voglio determinate consistenze. Come ci arrivo a questo piatto qua? E questo ovviamente è stato anche aiutato dal fatto che
ho assaggiato tante cose nel corso degli anni e quindi ho creato un archivio che mi permette di poter prendere una, come se avessi una grande dispensa, no? È lo stesso lavoro che fanno i sommelier sostanzialmente, no? È un lavoro di memoria, che ricercano dei profumi che tu magari dici, ma come, odore di pellame, sei andato ad annusare l'ano di un cavallo? No, invece sostanzialmente c'è quel sentore, perché ci sarà sicuramente qualche molecola che la richiama. Ma il mio iter però lavorativo non è stato lineare. Il mio grande sogno da bambino era quello di fare il musicista. Ho fatto 4 album, sono un cantante, di cui un disco l'ho fatto da solista, l'ho composto senza saper suonare né uno strumento, tantomeno conoscere lo spartito. Sono andato a orecchio, però il disco era giusto, perché poi ho affidato le demo a un produttore e mi ha detto funziona, ci posso lavorare. Ho iniziato a lavorare a 14 anni, perché a casa è sempre entrato uno stipendio e quindi quando volevo comprarmi qualche cosa ho deciso di andarmi a guadagnare un po' la pagnotta durante l'estate. Ho fatto il muratore, ho fatto l'elettricista, ho fatto il cameriere per 12 anni, ho scritto molte recensioni musicali per diversi anni e poi ho fatto il copywriter per l'azienda per cui lavoravo, che poi mi ha licenziato. E quindi la cucina a domicilio è arrivato un po' per caso, ma ognuna di questi lavori che ho fatto mi ha sempre lasciato qualcosa, anche quando quel lavoro mi faceva schifo, anche quando pensavo che non mi sarei mai portato nessun insegnamento da quella attività. Aver fatto il cameriere per molto tempo, c'è stato un periodo in cui lo facevo in un ristorante pizzeria e posso assicurarvi che il periodo marzo-maggio era la discesa dell'inferno in terra, perché c'erano i banchetti delle comunioni delle cresime e quindi si attaccava alle 8 del mattino e si finiva alle 2 di notte. Molto spesso c'erano 20 minuti, 30 minuti di pausa in cui tu dovevi mangiare l'avanzo che era rimasto e non avevi il tempo di fermarti perché dovevi risistemare subito la sala, perché alle 6:30 dovevi avere già di nuovo la sala pronta. E quindi mi ha infuso un po' il senso della fatica, del fatto che finché il lavoro non è finito non si finisce. Io adesso, lavorando sui social come micro influencer, faccio comunque dei video e che non ho degli orari, lavoro a progetto, e quindi questa cosa me la sono portata in questo nuovo lavoro. Aver scritto musica mi ha insegnato che comporre un piatto è un po' come scrivere una canzone. Gli ingredienti sono delle note che io devo prendere e arrangiare affinché dentro la bocca tutti i sapori suonino bene. Essere stato un copywriter mi ha aiutato a vendere i miei contenuti sui social, a vendere il mio servizio di cuoco a domicilio, a cercare di farlo capire a persone che non avevano mai sentito. Francamente, quando ho cominciato nemmeno non sapevo che esistessero i cuochi a domicilio. Ma cucinare a domicilio mi ha lasciato un'altra grande eredità che ho portato dalla cucina e me la sono poi portata nella vita quotidiana. Dovendo fare tutto da solo, perché io non avevo dei collaboratori, avevo quindi anche una scaletta molto, molto stretta di tempi in un ambiente che non conoscevo, dovevo selezionare attentamente i miei pensieri, cioè dovevo essere molto concentrato, quindi dovevo essere anche un po' frugale nel capire quale fosse l'unico pensiero su cui catalizzarmi e lasciare tutto il resto fuori. Ed è successa questa cosa, se fossi stato in ritardo, avessi commesso un errore e mi fossi focalizzato sul fatto di commettere un errore, di essere in ritardo, non avrei mai portato a termine la cena. Quindi ho dovuto asciugare tantissimo il mio modo di pensare e soprattutto cucinare a domicilio mi ha insegnato a tenere a bada la paura, l'ansia, ma soprattutto la paura di sbagliare. E ho appena detto tenere a bada e non superare, perché ritengo che le paure non si superino, piuttosto si impara a gestirle. Le persone coraggiose non sono quelle che non provano paura, piuttosto la provano ma non se ne lasciano dominare e quindi poi agiscono. Io adesso lavoro nel magico mondo dei social, faccio l'influencer, il micro influencer, e i social sono un mondo veramente, non dico tremendo, è bello ma nel contempo tremendo, perché di base sponsorizzano questa sorta di felicità, cioè la felicità di base è un sentimento, cioè un'emozione temporanea,
cioè tu quando incontri una persona sei felice in quel momento, sei sorridente, ma se stai 5 ore sempre felice a dire a quella persona che sei felice di averla incontrata, a me personalmente io ne voglio dargli una timbulata, ma un attimo rilassi, togliti questa paresi facciale, magari adesso sei contento, sei sereno, ma non sei felice. Invece i social vendono la felicità come una condizione sociale, come uno status. Se non sei felice, sei uno sfigato, probabilmente non hai fatto abbastanza carriera, probabilmente sei un perdente, non ti sei impegnato abbastanza. E in più questa competizione, questa gara, questo attizzare costantemente questo fuoco della felicità, anziché no, rende le persone invidiose, competitive, e accresce l'ansia che poi viene colmata con l'identificarsi in un modello di vita che sostanzialmente non è il nostro, o comunque con l'accumulo di cose in cui dobbiamo identificarci e, come dire, come dei grandi puzzle, cominciare a riempire dei vuoti che abbiamo, no? Poi magari di quelle robe ci stufiamo e le gettiamo via, quindi generiamo anche dei rifiuti materiali, non soltanto dei rifiuti, diciamo, mentali. E vi posso assicurare che lavorare nei social è molto complicato, perché noi content creator, quindi creatori di contenuti, non solo ci dobbiamo sottomettere alla barbarie dell'algoritmo che decide deliberatamente cosa le persone devono vedere o meno, ma in più ci dobbiamo sottoporre al parere di un pubblico molto volubile, che quando un contenuto diventa virale va in una sorta di buco nero in cui chiunque poi si sente in diritto di poter dire o fare una cosa, e quindi anche di insultarti. Io sono sicuro che anche tra le persone che mi seguono c'è qualcuno che magari quando mi vede comparire in video dice: ma chi su piglia sta allignati, ma proprio mi fa malusango con scassasse. Ma se io ogni volta che devo pubblicare un contenuto mi lasciassi soverchiare da questo pensiero, e non potrei pubblicare nulla, cioè, o meglio, non potrei, intanto negherei a me stesso il piacere di fare delle cose che mi piacciono, ma soprattutto negherei anche alle persone che mi seguono il piacere e l'opportunità di fruire di quel contenuto e magari di scoprire qualcosa che può essergli utile, che si possono portare a casa, un nuovo ingrediente, un nuovo modo di vedere, di assaggiare un piatto, di preparare un piatto. Quindi quando ci lasciamo soverchiare da una paura, dovremmo sempre fare il bilancino tra cosa rinunciamo a noi stessi, cioè per noi stessi, e cosa neghiamo agli altri. Molto spesso non contattiamo le persone perché abbiamo paura di disturbare, però magari quella persona vorrebbe essere contattata, forse perché c'ha, o perché è timida, o perché gli pesano le chiappe, non lo sappiamo questo. Io per molti anni ho sofferto di attacchi di panico, tra l'altro. Il primissimo attacco di panico che ho avuto l'ho avuto a 7 anni, è certificata questa cosa, è un record di cui vado molto fiero. È stato durante la Settimana Santa a Caltanissetta. Solo che poi me ne sono dimenticato nel corso degli anni e poi il panico è ritornato a 21 anni e ci ho messo ben 9 anni per riprendere per sistemare un po' tutte le cose. Giunti a questo punto dobbiamo decidere cosa fare delle nostre paure, se insieme alle esperienze pregresse renderle sempre cioè lasciargli il ruolo di freno che ci impedisce di poter andare avanti, quindi di prendere delle decisioni, oppure trasformarle in energia, in benzina che alimenta le nostre decisioni. Io personalmente, ad esempio, voglio fare il libero professionista perché ho una paura enorme di tornare a fare il lavoratore dipendente, che è una cosa che detestavo. Quindi è la qualità, quindi questa cosa, l'affrontare le nostre paure significa anche curare la nostra ecologia emotiva, e l'ecologia emotiva rientra nella qualità del nostro monologo interiore. Le domande, le parole, le frasi che rivolgiamo a noi stessi determinano la qualità della nostra personalità, e la qualità della nostra personalità determina anche le azioni che noi concrete che generiamo, che poi possono essere azioni di crescita o di decrescita. Ma se il nostro monologo interiore è sempre impregnato di paura, dalla necessità di doverci difendere da questo o quell'altro pericolo immaginario anziché no, oppure da tutte quelle volte che siamo rimasti bloccati, ad esempio poco fa io sono rimasto un po' così bloccato, ma mi sto rimettendo nuovamente in gioco per concludere il mio TED, quindi il... ma sono un essere umano, raga, mica sono un robot. Cioè, capita che anche noi umani abbiamo l'algoritmo un po' che sfalsa. Quindi
la qualità di quello che noi diciamo a noi stessi determina la qualità della nostra personalità. È l'unico grande obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere per raggiungere una crescita che possiamo poi condividere con gli altri. Non è la felicità da centro commerciale, ma l'equilibrio. Nella nostra società non si parla abbastanza dell'equilibrio, perché è una posizione intermedia che ti permette di stare qua, mentre tutto intorno c'è un enorme caos. Però tu nel frattempo puoi allungare la testa, vedere cosa c'è da questa parte e prenderti questa piccola cosa che ti serve. Nel frattempo poi ti gira quest'altra parte e vedi, ah ma guarda, c'è quest'altra cosa bellissima, la posso combinare con quest'altra, guarda che cosa è successo, tieni caro amico equilibrato, che cosa ti puoi fare, cosa puoi fare tu con quest'altra roba. E poi diventa uno scambio continuo, la palla torna qui e torna in quella, balza da un campo all'altro. Quindi io personalmente sto cercando di raggiungere il mio equilibrio affrontando, grazie memore della psicoterapia d'urto, della cucina, dell'aver cucinato a domicilio, dell'aver gestito la mia ansia, le mie paure, ma senza mai dimenticare qual è stato il mio iter, cosa mi sono portato dalle esperienze pregresse, da quando facevo il muratore, da quando ho fatto il cameriere, da quando ho scritto musica. E questa cosa mi sta portando dall'essere stato un muratore 14enne a parlare qui in un TED Talk. Quindi c'è anche io ho fatto un percorso di crescita che sto cercando un po' di trasmettere a questa platea. E vi voglio lasciare con un'ultima domanda che ha scritto un mio caro amico, si chiama Federico. Questo amico Federico ha scritto anni fa un libro che si chiama Così parlò Zarathustra. All'interno di questo libro c'è un capitolo che secondo me credo sia il più bello di questo libro, che si chiama dello spirito di gravità. Quando ho letto questa domanda, lì per lì ho detto, ma è una domanda molto banale, però poi mi sono fermato un attimo a riflettere e ho detto, aspetta, non è poi così banale, perché, quello che ve la dirò, se vi fermate 5 minuti a riflettere vi si aprirà un meraviglioso abisso, però voi dovete scrutarlo, e dovete metterci proprio la testa dentro questo abisso, vi ci potreste anche fare uno shampoo volendo. Abisso, uno shampoo da paura, yeah, figa. La domanda che vi rivolgo è... Questa, insomma, è la mia strada, il mio iter, no? Dov'è la vostra? Compiti per casa. Io vi ringrazio per aver avuto pazienza, per avermi ascoltato, spero che questi minuti che abbiamo trascorso insieme, voi ad ascoltarmi, siano stato un piccolo investimento e non un grande spreco. Grazie.